Justin giocherà o non giocherà? Ho incontrato adesso un signore per la strada e che mi chiedeva quando potremo vedere Justin. Siamo tutti molto curiosi e eccitato dal fatto di poterlo vedere in campo, ma si sta allenando, ma non dobbiamo ancora prendere questa decisione che è quasi più tecnica che medico-sanitaria, però è una decisione che dobbiamo prendere insieme allo staff e alla società. Barnelli non si è allenato un paio di giorni, ha dovuto fare un tampone perché chiaramente in questo periodo, anche se hai solo la tosse, diventa un po' tutto più complicato e quindi colgo l'occasione per ringraziare il professore Sergio Babudieri, Catello, Alessandro, tutto il suo staff che chiaramente si prendono cura della Dina, ma non solo, di una comunità intera. Penso che in questo momento siano loro i veri eroi e ci siamo un po' dimenticati di ringraziarli, e invece se ho una virtù è quella della gratitudine, quindi ringraziamo veramente tutto lo staff sanitario sassarese che sta lavorando con grande professionalità. Proprio la scorsa settimana abbiamo visto squadre blasonate perdere con squadre che sostanzialmente sembrava in quel momento non potessero impensierirle, quindi siamo consapevoli del fatto che in questo campionato le sorprese non mancheranno. In più, aggiungo un'altra cosa, si vince quasi il 60% delle volte in trasferta, il 58%, e quindi domenica questa è una preoccupazione in più. Però quello che dici tu è l'unica cosa su cui io, il mio staff e tutti i ragazzi ci stiamo focalizzando, sul fatto di creare un'identità che è quella che poi ti permette di giocare bene a pallacanestro e poi eventualmente di vincere partite, di conseguenza di vincere partite. Però sono d'accordo, sì, sicuramente sono contento della partita di domenica perché ho visto un segnale forte, ma anche in settimana i ragazzi hanno lavorato rispetto a quello che è il nostro un po' credo cestistico e rispetto anche alla squadra che abbiamo costruito. Evidente che dal punto di vista difensivo, anche se loro hanno tirato qualche volta coi piedi per terra, tiri non contestati che non sono entrati, però sostanzialmente è stato un segnale estremamente positivo, soprattutto di collaborazione difensiva. E in attacco siamo andati dentro e lì secondo me cambia esponenzialmente tutto. E come dire, il fatto che sia, come dire, una squadra che ha cambiato molto è vero, quindi viviamo le stesse per certi versi problematiche, dover assemblare una squadra quasi ex novo, però secondo me noi giochiamo in modo diverso, anche se loro hanno acquisito, sono andati a prendere sul mercato un giocatore che ha grandi capacità, spallacanestro, che ha, però ho iniziato a vedere la Fortitudo ieri e diciamo che il nostro modo di giocare vuole essere un po' diverso da quello della Fortitudo. Non perché sia più redditizio nostro, ma perché abbiamo costruito una squadra con caratteristiche diverse. Più, sai cos'è la cosa estremamente fastidiosa, che vivo con grande riluttanza, che quando giochi hai la netta sensazione che il tuo allenatore sia clamorosamente focalizzato sul discorso di squadra, che è poi da allenatore ti posso garantire, ma Paolo lo sai meglio di me, che è così. La parte più difficile, e l'ha detta, non è farina del mio sacco, ma è stata questa frase, l'ho sentita da un grande allenatore italiano, che la parte più difficile è riuscire a mettere insieme gli obiettivi personali dei vari giocatori con quelli della squadra stessa. E quindi sostanzialmente il nostro compito, e lo riconosco e penso che sia, come dire, forse la parte più difficile del nostro mestiere, è far sì che i giocatori comprendano di quanto importante sia, la
la gratificazione di vincere, dettata appunto dal fatto di giocare di squadra, di fare squadra, perché è normale che un giocatore abbia un po' intrinseca anche la voglia di gratificarsi personalmente, come dal punto di vista proprio della performance personale. E poi quando invece andiamo a discutere tra allenatori cercando di fare squadra, non riusciamo a farlo, è pazzesco. Prestiti personali Banco di Sardegna. Sogna in grande. Prestito promo. Rata mensile 97,63 euro. 9.000 euro in 120 mesi. TAN 5,49%. TAEG 6,31%. Banco di Sardegna. Gruppo Biper.